Questa realtà che è concepita come un organismo dinamico che si svolge non è qualcosa che sta di fronte ai miei occhi di uomo, ma è qualcosa di cui io uomo faccio parte, sono dentro a questo processo. Il che non significa dire che non esista differenza tra, che ne so, la pietra che cade e il mio rendermi conto che la pietra cade. Esiste una differenza tra uomo e natura. Esiste una differenza tra ciò che capita e ciò che io osservo e il fatto che io lo osservo. Insomma, è evidente che esiste la differenza tra la coscienza e l'evento. Si tratta semplicemente di comprendere come questi due siano i termini di una interrelazione che non puoi rompere e quindi costruire, per esempio, il mondo della regola o del pensiero da un lato e il mondo dell'esperienza dall'altro. Sono due, ma sono in connessione. Ma sono due. E che significa che esiste all'interno della prospettiva generale la necessità di distinguere ambiti. Per esempio esiste un ambito economico, esiste un ambito morale, sono collegati, certo, la realtà complessivamente è l'organismo delle interrelazioni, ma intanto esistono relazioni in quanto esistono differenze. Quindi non è un mondo compatto che si muove, ma è un mondo pieno di spaccature, di differenze, di livelli diversi, di prospettive diverse che interagiscono. C'è questa diversità in interrelazione. Ecco lo spazio della scienza particolare. La scienza particolare è del tutto legittima in che senso? Nel senso che in questo mondo di differenze in interazione, se io voglio comprendere quella differenza, devo avere lo strumento adeguato, che non può essere la filosofia. Io devo essere consapevole che quando circoscrivo un ambito, lo sto circoscrivendo. Quindi, per esempio, che quando faccio, poniamo, economia, parto da alcuni criteri, poniamo il criterio di scientificità, che non è elaborato dall'economia. Parto da questo però, non lo discuto, lo applico in quell'ambito. E così devo fare. Devo essere consapevole però che parto da presupposti che non sono della materia, ma mi vengono dall'esterno della materia. Parto da questi presupposti e opero dentro questi presupposti. D'accordo. L'errore sarebbe se io scambiassi il mio modo di procedere all'interno di un settore scientifico come la visione filosofica. Perché no, io parto da certi presupposti che sono esterni a quell'ambito. Quindi non posso generalizzare. In questo senso è molto interessante. Il marxismo non è una lettura economica della storia. Se lo fosse, avrebbe appiattito il mondo, sarebbero scomparse le differenze, non ci sarebbero le interrelazioni, ci sarebbe l'economia. Ma l'economia è uno dei livelli di interattivo con gli altri. No, il capitalismo e l'economia è tutto, quindi certo. Modo di essere però il capitalismo economico, per esempio, certo, però ad esempio il capitalismo oggi in particolare, perché è vero che nonostante tutto noi viviamo in un'epoca molto interessante, perché è come un laboratorio in cui si verificano le categorie dialettiche marxiste. Il capitalismo, che pure dice l'economia è tutto, ti deve in mille modi comunicare l'ideologia che dice l'economia è tutto. E l'ideologia non è economia. Né? Non è economia. No? Vediamo a fare, che so, i film in cui si dice devi cogliere l'attimo fuggente, o ti devono dire che è bene cambiare continuamente prodotti.
tu devi avere una certa ideologia e devi avere fondamentalmente l'ideologia che il mondo è di merda, che non si esce dal mondo di merda se non con il Papa. Con il Papa può farlo, però il mondo è di merda e questo non si cambia. Anzi, il Papa è la soluzione. È chiaro. Questa è ideologia. Allora questo vuol dire che il capitalismo in realtà ha bisogno non solo che la dimensione del suo interesse di classe sia quella dominante, ma che tutti accettino un'ideologia asservita. Allora non è vero che vale solo l'economia. E la smentite, no? È molto interessante questo che fa, e poi chiudo. La conclusione di tutto questo è veramente è bizzarro se uno per ragioni professionali deve seguire il dibattito contemporaneo e i testi classici, perché tu scopri continuamente, no, che quello che il contemporaneo rivendica come proprio merito e propria novità è un elemento che nel classico è chiarissimamente presente in modo forte. Per esempio, basta con questa presunzione della filosofia che pretende di dettare le leggi al mondo, no? La filosofia deve ridursi, deve capire che il suo l'unico scopo è far chiarezza sui linguaggi che vengono usati, no? Questo lo dice Hegel. Ed è ovvio, perché è chiaro che se si tratta di comprendere come la realtà sia questo processo dinamico in costruzione attraverso l'interazione di livelli, che deve fare la filosofia? Deve spiegare le esperienze, cioè i linguaggi. Allora il problema sarà appunto quello di comprendere che l'obiettivo del filosofo è riuscire a, come dire, a far vedere la trama logica attraverso gli eventi, cioè attraverso i comportamenti, quindi per esempio attraverso il linguaggio. Il che è importante per esempio dal punto di vista della faccenda del partito, vale la pena purtroppo di ricordare che nel 68 e dintorni si discuteva molto ovviamente sull'attualità o meno del che fare di Lenin, no? E il discorso era costruito in questa maniera, si individuava un mondo della spontaneità e la coscienza esterna. Allora c'erano quelli che dicevano no a Lenin perché vuole mettere la coscienza esterna addosso alla spontaneità. Invece gli altri dicevano sì, perché è bene la spontaneità, ti chiedevi una bella imbrigliata, eccetera, eccetera. Però al fondo restava sempre un pregiudizio, e cioè quello che sia possibile separare spontaneità da coscienza esterna in maniera rigida, il che significa esattamente mondo della regola da una parte e mondo dell'esperienza dall'altra. Di nuovo, e voglio il libro di Lenin sul partito? No. Tu devi ricavare la trama logica delle esperienze. Quindi lo sforzo è tuo, lo devi scrivere tu il libro. Usando anche Lenin, ma lo devi scrivere tu. Perché il problema è appunto quello di riflettere sui linguaggi, sulle esperienze, sulle dimensioni esistenti e ricavare la trama logica di tutto ciò. E siccome il mondo è storia, ovviamente non puoi trovare ieri l'illustrazione dell'oggi, se penetrato, e tenendo presente, questo anche un elemento decisivo, che oggi, ieri, eccetera, ovviamente bisogna intendersi, le novità nella storia sono pochissime.